abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Ciò che la Lega del Filo d'Oro rappresenta è lì ad essere testimoniata da una realtà di grande famiglia formata da responsabili, coordinatori, operatori e volontari che hanno messo al centro del proprio vivere persone sordocieche e pluriminorate che dal 1964 vengono assistiti, riabilitati, recuperati e valorizzati nelle loro potenzialità residue alla ricerca delle maggiori autonomie. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Lo scorso 1° settembre presso la struttura di Molfetta si è realizzata, come ogni anno, la festa di ringraziamento ai volontari che con passione e grande cuore sostengono le attività del centro. Sono papà e mamme che hanno deciso di allargare le affettività delle loro famiglie naturali, ragazzi e ragazze che hanno deciso di ampliare le loro amicizie. Una comunità, quella della Lega del Filo d'Oro, che dialoga e si relaziona oltre i 5 sensi. Uno dei, se vogliamo, dei principali obiettivi dell'attività con i volontari, noi diciamo sempre, è creare relazioni. I professionisti fanno i professionisti, i volontari sono capaci di andare ben oltre, di arrivare al cuore della relazione con i nostri ospiti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, per cui in molti casi si creano dei legami così stretti che con serenità possiamo chiamare legami di amicizia che vanno oltre i sensi. La Lega del Filo d'Oro è nata con il contributo dei volontari, sono quasi 60 anni che non può prescindere da questa importante risorsa che mai si sostituisce ai professionisti che operano quotidianamente con i nostri ospiti, ma che rendono unico e prezioso questo percorso. A noi non ci piace tanto dirlo il grazie, allora abbiamo pensato, i volontari non vogliono neanche sentirsi dire il grazie, vogliono viverlo questo grazie. E quale cosa più bella se non questo momento di vita, di esperienza? Siamo qui per questo, per far vivere ai volontari il grazie che arriva dalla voce diretta dei ragazzi, che sono il cuore, il centro di ogni nostra attenzione, soprattutto il cuore, il centro della Lega del Filo d'Oro. La Lega non è uguale senza volontari, perché la Lega è nata grazie ai volontari, è nata grazie ad un gruppo di volontari, e quindi noi oggi a Molfetta portiamo avanti quello che è nato tanti anni fa e cercheremo di portare sempre più volontari all'interno del centro di Molfetta, della nostra casa. Tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. E così il pomeriggio è volato via tra lacrime di gioia ed abbracci. Difficile è stato capire il confine fra il grazie ai volontari e il grazie dei volontari stessi, oggi più che mai campioni nella vita. We are the champions.